Eccoci, siamo in Viale Brigate Partigiane, quindi zona Foce, e l'appartamento che proponiamo in locazione è un bel sette vani che ora visitiamo nel dettaglio. Dall'ingresso ampio nel quale mi trovo, ci portiamo verso il doppio salone. Attualmente questo doppio soggiorno è attrezzato, come vediamo, in ampia sala da pranzo e in zona divani, conversazione, TV. Le grandi porte finestre affacciano su una lunga balconata sulla quale affaccia anche la camera matrimoniale. Vedremo poi un altro balcone sul quale affaccia la cucina e una camera singola. Gli infissi sono doppi. Quindi proteggono assolutamente da eventuale rumore. Abbiamo quindi le belle aiole di Viale Brigate Partigiane, la spalliera verde e a sinistra abbiamo anche un po' di vista mare. Ora c'è foschia e non riusciamo ad apprezzarlo. L'appartamento è affacciato in parte a est e in parte a ovest, quindi prende il sole tutto il giorno, molto luminoso, grazie anche, come vedevamo, a queste grandi finestre, e abbiamo poi anche l'elettrificazione delle avvolgibili in tutta la casa, aria condizionata e doppie finestre. Questi arredi appartengono in gran parte all'inquilino, che quindi rimuoverà. Verrà invece affittato l'appartamento con l'arredo praticamente completo della cucina, l'armadio nella camera padronale e gli arredi fissi, quindi armadio, librerie e scrivania in una camera singola. Siamo intanto in cucina. Qui cucina che, come dicevamo poc'anzi, affaccia sul balcone. Non abbiamo cavedi. Importante sottolineare che nessuna stanza affaccia su cavedio. Qui, dietro questa porta scrigno, abbiamo una bella dispensa, molto capiente, tutta attrezzata. Qui sopra, celate invece da queste ante raso muro, abbiamo un grosso soppalco, anch'esso molto capiente, e procediamo nella visita. Vediamo intanto questo vano, comodo armadio spogliatoio, comodo per quando si arriva. Poi abbiamo un profondo armadio in fondo al corridoio, due bagni, questo bagno con la doccia, altro bagno con vasca e tre camere. Prima camera, poi seconda camera. Ecco questi sono gli arredi a cui facevo riferimento prima, quindi librerie, scrivania, armadio, mensola che rimarranno. Ripercorriamo l'ingresso, alla mia sinistra la zona giorno, alla mia destra la cucina, il vano spogliatoio e andiamo infine a visitare la terza camera. Porta finestra sul balcone sul quale affaccia anche la cucina. Una peculiarità è questa porta scorrevole davanti a me che la mette in comunicazione con la cucina, quindi può essere, come lo vediamo, essere una camera da letto, ma volendo può essere anche una bella sala da pranzo,
in diretta connessione con la cucina. E qui, tornando nel nostro ingresso, possiamo concludere la visita.